Buongiorno, buon venerdì. È bello il venerdì, eh? Almeno per voi che non lavorate il sabato. Però dai, avvicina al weekend, avvicina alle cose tranquille. Com'è? Qui da me c'è un vento che mi ha staccato il timo dalla colazione, mentre sono uscita fuori a fare la foto. Quindi c'è un bel venticello. Io vivo nella galleria del vento, praticamente. Ho un terrazzo che potrei sfruttare e invece è spazzato dai venti. Buongiorno, buongiorno. State arrivando, bene, bene. Allora, oggi colazione numero 104, che è anche un po' un richiamo a quella legge che vi permette di prendervi cura di persone speciali, come per esempio i compagni, i mariti, i fidanzati che lasciano mezza fetta di prosciutto nella confezione. Vi dice qualcosa? No, perché oggi è una colazione che proprio. Ma noi siamo brave e utilizziamo anche la mezza fetta, anche se sembra che non abbia un senso nella vita, no? Buongiorno, Nicolas. No, perché scusate, che c'è cioè, uno quando ne lascia un quarto di fetta, di preciso, che cosa ti aspetti che ci faccia la persona che arriva dopo? Fammi capire, o tu stesso in un altro momento. Spiegamelo, perché sennò la 104 diventa veramente molto, molto calzante. Sicuramente, ciao Silvana, ciao Lucia, anche voi avete persone che fanno questa cosa o li avete educati, ciao Sara, li avete educati tutti a non farlo. Aspetto i vostri commenti. Ciao Emanuela. Oggi un sacco di buongiorni. Grazie, buongiorni, buongiorni a tutti, anche a voi. Ciao Riccardo. Quindi chi è? Anche voi, se siete le colpevoli che lasciate la fetta di prosciutto. Siete anche voi, potete fare outing. Oggi è il giorno del numero 104, quindi. Vabbè, vi faccio vedere la mia colazione di oggi. Stava diventando vegetale, quindi l'ho guarnita con del prosciutto. Non per quello, perché indovinate, dovevo fare qualcosa con quella mezza fetta che sarebbe diventata rinsecchita e schifida e puzzolente di frigo e sarebbe stata finita al gatto. Sarebbe stata finita al gatto. Non era italiano. Ciao Federica. Allora, oggi ho preparato delle fette, sempre no, stesse fette di segale, perché ultimamente mi sto dimenticando di comprare il pane, quindi guarda un po' come diventano interessanti le fette di segale. Con uno spalmabile a base di. Oddio, te l'ho dimenticato. L'ho lasciato di là. Praticamente ho comprato un formaggio. Penso che fosse di mandorle. Una specie di spalmabile di mandorle con olive e carciofi. Sì, mi piace vincere facile. Ho comprato un prodotto pronto e. Battaglia persa con mia moglie. Vedi, vedi. Tutti affrontano gli stessi problemi. Oggi è il giorno della 100. Non è il giorno della 104, ma visto che siamo al numero 104 di colazione, facciamo un pensiero per queste persone che fanno queste cose. Ciao Angela. E poi Sara, io non so te, ma le costruzioni fantasiose, quell'architetto, no? Quindi si crede, che imbastisce nel lavandino quando bisogna fare la lavastoviglie, bisogna mettere i piatti nel lavandino. Ora. Perché? Ma non entriamo troppo nel merito, fa niente, non importa. E, ce ne sarebbe da dire. Comunque, mi pare fosse a base di mandorle. Come vi dicevo l'altra volta che Simona ha fatto quella ricotta di mandorle, questo è uno spalmabile aromatizzato. Contiene un po' più ciccette e un po', cioè, perché chiaramente viene dalle mandorle, quindi sono più i grassi che le proteine, però è comunque un buon compromesso. Per aggiungere una piccola quota proteica e per non ammazzare il mio fidanzato che mi ha lasciato mezza fetta di prosciutto in frigo, l'ho tritata, l'ho messa sopra che sembrasse tanta e ho fatto la mia colazione. Miss Riciclo 2022, sono in lizza, ve lo dico. È molto profumato, adesso l'assaggio e poi ci ho messo un po' di timo, ma su questa fetta è volato via, ve l'ho detto prima quando ho fatto la foto, su questo si vede un po' di più. E, perché mi piacciono le erbette sopra le cose, fanno simpatia, fanno piatto finito. Assaggiamo. Buonissimo.
Se vi chiedete dove ho comprato, ciao Emanuela. A proposito, Emanuela, complimenti per l'aperitivo Ricciardino, era molto carino, l'ho appena pubblicato perché ieri sera ero a pezzi. Comunque, se vi state chiedendo dove l'ho comprato, questi formaggi a base vegetale li trovate soprattutto nei negozi biologici. Daniela ci dice: "Ciao Chiara, non mi conosci ancora, mia figlia è una maestra nel lasciare avanzi e non caricare la lavastoviglie". Allora, nel tuo caso però ci puoi fare qualcosa, perché è figlia tua, glielo puoi insegnare. Io l'ho preso così, capisci, Daniela? Cioè, glielo dovrebbero aver detto a casa. Mia suocera è tanto brava, ma si vede che quando c'era da finire le fette di prosciutto non gli faceva i mazzi. Comunque, Daniela, benvenuta, anche se non ti conosco, fai colazione con noi e raccontateci dei vostri familiari, le peggio cose che fanno, raccontate. Le famiglie sono tutte uguali. Molto buono. Avete fatto colazione? Vi siete azzittiti tutti insieme. Ma ditemi, ora che siamo arrivati al numero 100, arriviamo a 200, mi sa che sta cosa l'ho già detta ieri. Comincio a perdere i colpi. Male, eh? Allora, Emanuela, stamattina porridge, cioccolato e cocco. Buono. Devo provare. Novità, novità, novità. Oggi è venerdì. Oggi comincerà a presenziare in studio la dottoressa Montorio. Quindi, se volete conoscerla, abbiate le visite, semplicemente. Se venite in visita e ve la trovate, la sapete perché. Siete curiosi di conoscerla? Ciao Daniela, vai a lavorare. Sì, vabbè, le abitudini si imparano nella famiglia comunque. Faremo una mozione, una raccolta firme per evitare l'abbandono di una fetta raminga di prosciutto in frigo. Vediamo un po', sai quelle confezioni, qualunque cosa che rimanga singola in una confezione multipla, tipo un cracker, un biscotto, se voi li mangiate. Queste cose qua, no? Perché poi succedono. È proprio buono. Mi è piaciuto. È vero Maria, anche i tocchetti di formaggio che uno dice, ma perché ce n'hai lasciato? Una roba che se poi lo mangi non senti neanche il gusto, come sta feta di prosciutto, eh. Se non l'abbinavi a qualcosa era veramente, veramente di una depressione che poi non sai come mangiare, quindi la molli lì e finisce che finisce a schifio. Hai ragione Maria. Ho finito la colazione. Direi che posso andare a fare cose. E non
Noi ci vediamo domani, come al solito. Buona giornata. Ciao a tutti. Non si stacca.